Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Makeover You, nonché l'ultima. Siamo un po' tristi per questo, ma anche tanto tanto contenti per il successo che ha avuto questo nuovo programma di La C. Quest'oggi, come potete vedere, siamo in un'altra splendida location. La nostra ricerca è stata una ricerca mirata per tutta l'estate. Sono state tantissime le strutture che ci hanno ospitato, le eccellenze del nostro territorio, e siamo oggi all'Hotel Village La Principessa a Campora San Giovanni, una moderna e funzionale struttura turistica progettata secondo i più elevati standard di progettazione. Vediamo insieme la scheda. L'Hotel Village La Principessa è una moderna e funzionale struttura turistica. Immerso nel verde per generare armonia tra l'uomo e la natura, rappresenta oggi una delle realtà più rinomate della regione. L'ospitalità ricettiva conta oltre 450 posti letto, distribuiti in 106 camere, di cui 4 junior suite e 28 appartamenti. Tutte le unità sono dotate di frigo bar, TV, telefono, aria climatizzata, cassaforte, terrazzino. Le villette con vano o cucina separato offrono la soluzione ideale per la famiglia, ma anche per la clientela business. Il villaggio, aperto tutto l'anno, offre tantissimi servizi: un anfiteatro con oltre 300 posti, un parco giochi per i bambini, calcetto e tennis diurno e notturno, tiro con l'arco, windsurf, canoa, palestra. All'interno anche un centro congressi che rappresenta oggi una realtà al servizio del business tra le più moderne della Calabria. Le sale del centro sono tutte omologate con decreto regionale come aule per la formazione didattica. L'eleganza delle sale ristoranti e la continua ricerca della perfezione nel servizio rendono indimenticabili sia gli eventi business che qualunque altra cerimonia. Ci trovi in Strada Statale 18, località Principessa di Campora San Giovanni a Mantea. Telefono 0982 46 903. Email info@hotellaprincipessa.it. Hotel Village La Principessa. Vacanza o lavoro, il posto per voi. La scheda di questa splendida struttura, come avete visto anche già alle mie spalle la piscina, e con giustamente i villeggianti che fanno dei tuffi, beati loro, più tardi li faremo anche noi, io direi che è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questa puntata. Federica, una ragazza di 19 anni che è al primo anno di università a Chieti, quindi ha subito questo passaggio, questo cambiamento da una vita adolescenziale a una vita di donna. E il cambiamento di questa puntata sarà incentrato proprio su questo, con un tema particolare. Vediamo la scheda per conoscere meglio Federica. Federica è una ragazza di 19 anni. Semplice, dolce e con la voglia di cambiare. Da un anno è iscritta all'Università di Chieti, alla facoltà di psicologia, scelta dettata dal suo carattere buono, sempre pronto ad aiutare gli altri. Vista la sua giovane età, è alla ricerca di uno stile nuovo che segni il passaggio da quella fase adolescenziale ormai superata all'età adulta. Federica, infatti, desidera un look del tutto nuovo che completi questo suo nuovo percorso di vita. Un look che faccia tendenza, al passo con i tempi. Ci siamo
siamo spostati all'interno di questa splendida struttura, l'Hotel Village La Principessa, direi di andare a conoscere il team del giorno. Team del giorno formato dalla nostra Marianna, stylist ufficiale del programma di Makeover You, nonché store manager del parco commerciale L'Aquilone, il negozio Low Design, che è marchio ufficiale del programma Makeover You. Allora Marianna, buongiorno, io direi... Buongiorno cara, ben trovata. Questa è una puntata particolare, l'ultima puntata, e proprio per questo c'è una chicca di partenza. Certo, allora, proprio perché si tratta dell'ultima puntata, nel coniugare il cambio look di Federica e appunto questo, il fatto che è l'ultima puntata, e ci dispiace molto, e ho voluto fare un regalo ai nostri telespettatori, che sono stati tanti, che ringrazio, ed è appunto il lancio di un must have della prossima stagione autunno-inverno, e che è appunto il country style. Il country style che sta incalzando le passerelle internazionali della moda e che è uno stile intramontabile. Questo stile da cowboy in cui ti ho praticamente trasformata. Ho spiegato il motivo del mio cappello, che solitamente non porto in puntata, però c'era una spiegazione. Penso di esserci riuscita, sì, perfettamente. Direi che sì, e come ho sempre provato a trasformarmi e indossarlo. Un look intramontabile che non può mancare nell'armadio di ogni perfetta fashionista e che nello stesso tempo credo che coniughi perfettamente, sancisce il cambio di Federica da adolescente a donna. È comunque un look che richiede una ricerca, una maturazione, appartiene ad anni diversi da quelli di Federica, per cui... Perfetto Marianna, allora quindi dopo questa breve spiegazione poi andremo, sai, nello specifico quando andremo a conoscere gli outfit del giorno. Io direi, certo, direi di passare il microfono a Valentina, che salutiamo, benvenuta. Ciao, Valentina, grazie. Titolare del centro estetico Il Sogno, specializzata in manicure, pedicure, trattamenti viso e corpo, massaggi e tantissimi altri lavori. Allora Valentina, Marianna ha introdotto il tema di questa puntata, che sì, dovrà essere in linea con il cambiamento di Federica. Quindi che cosa realizzerai, il make-up? Che linee guida seguirai per il make-up? Allora, ci passeremo sempre su dei toni caldi comunque, visto che lo stile è quello country, andremo a giocare su questi tipi di colori, quindi andremo un panna, un bordeaux, un qualcosa del genere, per mantenerci comunque su questo stile e comunque andare a, diciamo, ad accentuare un pochettino la luminosità. La luminosità del viso di Federica. Esatto. Grazie Valentina, poi allora vedremo nei dettagli. Certo. E invece do il benvenuto a Giovanna, titolare del salone Giovanna Unisex, specializzata in tagli, colori, acconciature per ogni ricorrenza e una serie di lavori tecnici che spiegheremo più tardi. Allora Giovanna, anche tu andrai a realizzare qualcosa che sarà in stile, in linea con lo stile country. Sì, continuando la linea di Marianna. Allora, cosa in particolare? In particolare vado un attimino a creare un intreccio molto molto morbido, finendo con delle onde molto romantiche. Finisco, applicheremo qualcosa? Applicheremo, sì, andrei ad applicare dei fiori di campo andrei per rendere proprio questo look country con il country che andremo a fare. Perfetto. Con le collega. Allora io come sempre auguro buon lavoro al nostro team, alle nostre eccellenze, perché ricordiamo che le figure professionali che intervengono sono sempre delle eccellenze del settore. Ci vediamo più tardi e vedremo il risultato finale. Grazie. Eccoci in compagnia di Francesca, amica di Federica, una bellissima ragazza, complimenti Francesca. Grazie. Così come anche Federica, che si è rivolta a noi, ricordiamo, per ritrovare un look che si possa adattare alla vita, alla nuova vita che sta intraprendendo. Allora Francesca, parliamo un po' di Federica, abbiamo detto ha 19 anni, è la ragazza più giovane, la partecipante più giovane di Makeover You, non abbiamo mai avuto ragazze così, così piccoline.
E siamo con Francesca, che è una bellissima ragazza, devo dire, così come anche Federica, che si rivolge a noi per avere uno stile da donna. Da donna perché ha concluso gli studi lo scorso anno al liceo scientifico. Sì. Adesso invece ha intrapreso un percorso universitario. Sì, infatti Federica ha deciso di intraprendere il suo percorso universitario a Chieti, studiando psicologia, perché da sempre ha amato intraprendere un rapporto con le persone, e quindi per capirle ed aiutarle magari anche. E quindi immagino che sia anche una grandissima amica, una grandissima ascoltatrice. Sì, sì. So che siete amiche da tanto tempo, siete cresciute insieme praticamente fin dalle scuole elementari, le medie, superiori. Sì, fino abbiamo percorso tutta l'infanzia, l'adolescenza insieme, anche essendo magari in classi diverse, però il rapporto di amicizia comunque veniva coltivato al di fuori dell'ambiente scolastico. Sì, sì. E invece adesso vi siete divise. Sì, perché lei è a Chieti, io sono a Cosenza, quindi c'è il distacco, però magari quando c'è nelle vacanze c'è l'opportunità. Immagino nelle vacanze di Natale, sappiamo, gli universitari appena possono corrono subito a casa. Anch'io ricordo quando studiavo a Roma, non vedevo l'ora di avere quei giorni liberi a prescindere sì, dalle vacanze, per poter scendere a casa. Comunque Natale, Pasqua, poi le vacanze estive, è un periodo un po' più lungo, e quindi immagino che vi ritrovate, siete amiche anche più di prima. Sì, sì. Perché comunque avrete tantissime cose da raccontarvi, non vedendovi tutti i giorni. Sì, è vero. E quindi diciamo, abbiamo appena detto che Federica ha intrapreso una nuova vita, una vita universitaria, un mondo diverso rispetto all'ambiente scolastico. Certo. E quindi c'è stato un passaggio dalla vita adolescenziale, dall'età adolescenziale all'età adulta. Per cui oggi Federica ha bisogno di un look che si addica anche ad uno stile di città, perché ricordiamo, Federica viene da un paesino piccolo come Filadelfia, ora si trova a Chieti, che non è una grandissima metropoli, ma è comunque una bella cittadina. Sì. Per cui si rivolge a noi ricercando un look adatto anche a questo suo cambiamento di vita, che è stata una conseguenza. Abbiamo pensato per lei ad un look country, nuova tendenza, la tendenza del prossimo autunno-inverno. Francesca, cosa pensi di questo look che andremo a suggerire a Federica? Io ancora veramente non lo conosco, perché non essendo... Esatto, dobbiamo anche specificare un attimino. Federica e Francesca sono due ragazze giovanissime, 20 anni, per cui hanno poca dimestichezza con il look country, e prima abbiamo fatto una chiacchierata e giustamente non sono a conoscenza. Quindi quale modo migliore anche per la stessa Federica, la nostra partecipante, farle conoscere uno stile intramontabile che quest'anno ritorna. Bene Francesca, io ti ringrazio tanto, ci vediamo tra pochissimo, perché adesso daremo un'occhiata e vedremo che tipi di lavori stanno eseguendo su Federica. Grazie Francesca. Grazie a te. Federica, vado a creare un look country, come abbiamo già detto all'inizio del programma, e mi vado a creare un intreccio molto morbido che andrà a finire con delle onde molto molto larghe. E in sintonia c'è un po' di romanticismo nel look, di cui poi vado a finire, a terminare con dei fiori di campo, che mi va a completare il look desiderato di oggi.
eccoci di nuovo insieme a Francesca. Noi, come sempre, ormai lo sapete benissimo, abbiamo dato una sbirciatina al lavoro che stai seguendo, Giovanna. Francesca, dimmi un po' che cosa ne pensi di questa acconciatura in base anche allo stile che dovremmo raggiungere. Penso sia una acconciatura molto morbida e comunque la... Penso che con il country la treccia si addica tutta, anche per come... Esatto, la infatti l'hanno fatta anche a me, avete visto, il cappellino country non può mancare, la treccia, perché nel frattempo abbiamo anche fatto vedere un po' Francesca e Federica in cosa consiste lo stile country. Bene, io sono d'accordo con te, effettivamente Giovanna sta facendo un ottimo lavoro. Andiamo un po' a vedere il trucco. Abbiamo visto il viso di Federica, ora andremo prima di tutto ad effettuare una correzione del viso valutando i suoi lineamenti e andremo ad accentuare con dei punti luce gli occhi e comunque le labbra. Andremo a fare appunto delle correzioni per nascondere queste piccole imperfezioni e dopodiché andremo ad effettuare questa cornice a questo bellissimo viso e comunque ad finire questa trasformazione di Federica. Invece, Francesca, il trucco che stai seguendo Valentina, come lo provi? Anche quello, comunque, lei dice di aver usato colori adatti allo stile country, come il bordeaux, esatto, che è il colore... Infatti anche a me, anche quest'oggi, Marianna, come sempre, ha suggerito un vestito che si addice perfettamente con il tema. Quindi è un bel trucco, sì, è un trucco molto leggero che però va a richiamare i colori tipici del country, quei colori caldi che si adattano anche al tipo di pelle di Federica. Grazie Francesca, grazie, ci vedremo al momento finale quando finalmente la trasformazione sarà avvenuta e vedremo il nuovo look di Federica. Eccoci di nuovo in compagnia di Marianna, la nostra stylist ufficiale, sempre in questa splendida hall dell'Hotel Village La Principessa. Allora Marianna, siamo arrivati ormai alla conclusione, quindi io direi quest'oggi, dopo aver introdotto ovviamente gli outfit di questa puntata con il tema country di cui già abbiamo parlato, e direi che è arrivato il momento finalmente di svelare questa valigia in seguito a tutti, certo, i consigli che hai dato. Certo, lo ovviamente. Ma prima cerchiamo di dare quelli che sono i contenuti dello stile country, quindi diciamo un attimo ai nostri fedelissimi telespettatori che sono stati tantissimi, noi li salutiamo veramente tutti, meravigliosi, grazie. E i contenuti, bene, via libera al pizzo, via libera alle stampe batik, alle frange, al cuoio, in tutte le salse. E mai trascurare il jeans che è l'emblema dell'icona americana. A proposito di questo stile cowboy, volevo dare una chicca storica. Il cowboy, la figura del cowboy, che tutti pensano comunque ad una grande icona americana, ha una trascendenza ispanica, lo sapevi, Sharon? No, non lo sapevo. Degli stati centrali del Messico, per cui, ecco questo svelato. E cosa farò indossare a Federica, ovviamente,
desiderio. Non lo diciamo, non perché lo diciamo, sarà una sorpresa. Lo vedremo tra un po', sì. Lo vedremo tra un po' tutti insieme. Potete notare i colori caldi che ci fanno proprio ricordare i film western del sud dell'America. Sì. Anche se, guarda, sai, prima quando ho avuto modo di vedermi, così come tu mi hai aggiustata, mi sembravo tanto Madonna in Don't Tell Me, anche se certo, lei aveva il jeans strappato, ma lo stivale, quello ovviamente, classico, però il cappellino mi sapeva brava, tanto di Madonna. Lo stivale, da non trascurare per una perfetta country girl, lo stivale da cowboy, che vi consiglio di ricercare in tutti i negozi vintage, anche su internet, che ne trovate di meravigliosi. È veramente un must che non deve mancare nell'armadio di una fashionista che vuole appunto interpretare lo stile country. Che ricordiamo sarà la tendenza del prossimo autunno-inverno, della moda autunno-inverno. Veramente un must. Have. Bene Marianna, allora direi che è arrivato il momento di vedere finalmente la valigia. Ricordiamo che in tutte le puntate hai regalato a tutte noi dei consigli utilissimi che seguiremo alla lettera per comporre il nostro bagaglio ideale per le vacanze. Quindi vediamo un po', mettiamo in pratica i consigli allora, che sono stati dati. Allora vi darò la sequenza precisa di tutti i consigli che vi ho dato in queste puntate. E che parte appunto dall'avere uno schema dei capi da mettere in valigia in maniera tale che siano coordinati e intercambiabili tra di loro, quindi armonia di colori, di appunto questo ci permetterà di mettere meno capi in valigia, di creare più outfit intercambiandoli. Ma siccome dobbiamo riempire la nostra valigia materialmente, partiamo da quello che è stato credo il quarto, quinto consiglio. Sì, credo di sì. Quello di rendere la valigia profumata. Quindi poniamo come base della nostra valigia una foulard che ci può essere utile poi anche dopo, profumato del nostro profumo preferito, lo riponiamo ben sotto la nostra valigia. Tanto non prende assolutamente spazio, ecco, per avremo appunto una valigia profumata sempre in ordine. E quindi cominciamo con riporre, vi ricordate, i nostri capi arrotolati. Che è stato il secondo consiglio, se non sbaglio. Adesso purtroppo non ricordo. Vediamo un po' arrotolati che non si stropicceranno, signori. Attenzione, partiamo dal capo più pesante. Ovviamente lo farete molto meglio voi a casa, io vi darò solo un esempio in questo momento, perché se avrete un tavolo dove ripiegare certo le vostre cose, sarà molto meglio. Quindi iniziamo dai capi più pesanti e per finire con quelli più leggeri, in questa maniera, arrotolandoli e riponendoli sul fondo della vostra valigia, ok? Quindi vi darò adesso non inseriamo tutto ovviamente, ovvio, giusto? Vi darò un esempio di andare a riporre poi il capo più leggero. Posso garantire che questa camicia di seta la troverete esattamente intatta in questa posizione. E così sempre a riempire. E ovviamente noterete, facendo questa operazione, che ci saranno degli interspazi, come vi ho consigliato. Esattamente. E lì andrete a inserire dei piccoli beauty case con i trucchi o l'intimo, piuttosto anche i costumi. Ma andiamo alla nota dolente della nostra valigia, che sono le scarpe. Per noi donne una crisi tremenda sono le scarpe. Allora, cosa metto in valigia, che scarpa metto? Vi ho consigliato una volta di mettere una scarpa insomma sportiva e un'altra di eliminare nude. Le crocs soprattutto sì, eliminiamo le crocs e un nude. E così ho fatto, ovviamente adesso in relazione allo stile country ho messo un stivaletto da cowboy rivisitato, molto comodo, che va un pochino su tutti i nostri outfit, e in contropartita una nude nera col tacco a spillo che può dare un lustro di chicca a qualunque di questi outfit, anche sotto il jeans. Poi il massimo dell'eleganza, avevi anche consigliato precedentemente di utilizzare sempre un décolleté nero che va benissimo in tutte le occasioni. Che non può mancare nel guardaroba di una fashionista vera. Bene Marianna, io direi che è arrivato il momento di ringraziarti. Ci vedremo tra poco perché finalmente vedremo il nuovo look di Federica. Però volevo particolarmente ringraziarti per essere stata con noi
per averci regalato tutti questi consigli, per aver curato l'outfit delle ragazze, lo stile. Veramente grazie Marianna. Grazie a te Sharon e grazie a tutti voi. Voglio fare un ringraziamento speciale ovviamente a quella che è stata la mia compagna di squadra più assidua, cioè ci siamo affiancate veramente anche dietro sì, le quinte. C'è tanto lavoro dietro. Dietro le quinte moltissimo. A tutti i tecnici della C. Grazie Marianna, ci vediamo grazie, tra grazie. Pochissimo, grazie, finalmente grazie. Vedremo il nuovo look di Federica. E la trasformazione è avvenuta. Tra poco vedremo finalmente Federica con il suo nuovo stile. Questo stile è country, ricordiamo, una nuova tendenza per la stagione autunno-inverno 2015-2016. Io vorrei ringraziare il team di quest'ultima puntata, anche quest'oggi veramente hanno fatto un lavoro eccezionale. Quindi grazie mille a Giovanna. E grazie tanto a Sharon che mi ha cercata, mi ha dato l'opportunità di poter esprimere la mia professionalità. E direi è stata espressa veramente al massimo, quindi grazie a te, io sono venuta qua. Ringrazio tanto Marianna che mi ha dato tanti un bel po' di consigli. E grazie anche alla truccatrice, Valentina. Molto brava Valentina. Ringrazio tutti i conoscenti. E spero che la prossima volta ci sarà sono un'altra sono sicura che ci saranno altre occasioni. Okay. Grazie Giovanna, grazie di nuovo e ringrazio tantissimo anche Valentina. Grazie a voi Sharon, io prima di tutto devo ringraziare te che sei una persona davvero gentilissima. Grazie, quindi mi fanno emozionare. Grazie mille per l'ospitalità e volevo ringraziare tutto il team che è veramente gentilissime, persone fantastiche. In particolare un ringraziamento va a Marianna che comunque è stata veramente d'aiuto, mi ha dato degli ottimi consigli, quindi un grazie particolare a lei e comunque a tutti quanti per la fantastica opportunità. Grazie a voi veramente, grazie tante e soprattutto per aver dimostrato il massimo della vostra professionalità, non solo rendendo possibile il cambio look di Federica ma anche curando il mio look, perché ricordiamo che passo anch'io dalle loro mani e veramente mi hanno donato un look eccellente. Grazie anche alla nostra Marianna, hanno ringraziata Giovanna, Valentina, la ringrazio anch'io, anche se poi avremo modo di salutarla perché avremo già un altro momento in cui ci incontreremo. Certo, permettimi di dire che forse un po' perché è l'ultima, forse perché un po' lo stile country è una mia passione, è stata veramente una puntata appassionata, un team sempre meraviglioso, ma in particolar modo oggi veramente, veramente carini e pronti, devo dire, ad accogliere questo stile che è abbastanza inconsueto. Ho visto tanta sintonia tra di voi. Sì, è vero. È vero, devo riconoscere. E devo ringraziare te, che questa volta ti sei proprio prestata ad una trasformazione anche importante, devo dire. Ho fatto anche io Makeover You quest'oggi. Devo dire sì. A dopo. A più tardi, grazie ancora. È una ragazza di 19 anni che desidera cambiare. Francesca, la sua migliore amica, ci ha parlato di lei, del loro rapporto fraterno, delle loro esperienze insieme, condivise, e di come siano rimaste unite nonostante scelte universitarie differenti. Il team del giorno ha pensato a un look trendy, lo stile country. Giovanna ha realizzato un raccolto morbido, laterale, inserendo dei fiori di campo tra le ciocche dei capelli. Valentina, per il make-up, ha scelto colori caldi, in perfetta sintonia con lo stile e la carnagione di Federica. Marianna ha presentato una serie di outfit, spiegando le origini di questo stile che ritorna nelle prossime stagioni. Ecco il risultato finale. Siamo
Federica è pronta qui davanti a noi, bellissima come tutte le partecipanti, il team come sempre favoloso. Volevo chiedere ovviamente le impressioni di Francesca che sta vedendo Federica, ricordiamo lei ancora non ha avuto modo di vedersi, a breve finalmente vedrà la sua immagine. Francesca, allora che cosa dici di questo cambio look? È veramente bello, molto... Il trucco è molto semplice, fresco. E l'acconciatura è anche ideale. Sì, sì. Io direi che l'idea del cow ci sta tutto, e del country, sì. E finalmente anche tu hai avuto modo di vedere un po' di cosa si tratta. Sì, sì, finalmente sappiamo cosa, in cosa consiste. Country, sì. Passerei la parola a Marianna con una breve descrizione dell'outfit realizzato per Federica. Cosa posso dire? Come ho anticipato, è un perfetta cow girl country style. Veramente carina, tante frange, stampa batik per il pantaloncino, molto. Sancisce, devo dire, veramente il passaggio di Federica da adolescente ragazzina a donna. Esatto. Poi sì, potrà mantenerlo, potrà essere un periodo breve della sua vita. Comunque è una cosa molto carina. Nonostante brava la sua giovane età, io direi che sta benissimo, effettivamente, certo, il cambiamento c'è, si vede. Assolutamente sì. Federica, sei pronta? È arrivato il tuo momento. Vediamo la tua nuova immagine. Ecco il risultato finale. Federica, allora, davvero molto molto bello, particolare. Finalmente anche tu hai avuto modo di conoscere lo stile country, perché data la tua giovane età non avevi avuto nessuna occasione per poter sperimentare. Io direi che l'acconciatura è perfetta, e l'ideale. Anche questo fiore nei capelli dà un tocco in più. È vero, così come anche il trucco, molto leggero, molto leggero, però va a valorizzare i punti giusti. Allora, le tue considerazioni, pensi che ci rivedi, sì, in questo stile, lo riutilizzerai, anche perché ricordiamo è la nuova tendenza nella moda autunno-inverno 2015-2016. Devo dire che mi ci rivedo molto. E quindi quando tornerai a Chieti tornerai con un nuovo look, una cowgirl. Bene Federica, vieni qui accanto a me, è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Io volevo ringraziare la struttura, l'Hotel Village La Principessa, questa meravigliosa location che quest'oggi ci ha ospitato. Vorrei ringraziare Giovanna del Salone Giovanna Unisex per aver realizzato l'acconciatura di Federica e anche la mia acconciatura, così come voglio ringraziare Valentina del Centro Estetico Il Sogno per aver curato il make-up di Federica e anche il mio. Ovviamente grazie mille a Marianna, la nostra stylist ufficiale, l'abbiamo già ringraziata per la sua presenza nelle totali puntate, per i suoi consigli preziosi, grazie anche ovviamente al marchio Low Design che ricordiamo ha vestito tutte le partecipanti di Makeover You e ha vestito anche me in tutte le puntate. Grazie a Francesca che ha accompagnato Federica e grazie soprattutto a Federica, siamo contenti di aver realizzato questo tuo sogno, questo tuo desiderio di cambiare look e avere un look da donna. Bene, adesso vorrei fare dei ringraziamenti speciali. Il nostro team, con un perfetto lavoro di squadra, le ha donato uno stile del tutto nuovo, rendendola una perfetta cowgirl. Federica finalmente ha visto la sua immagine riflessa allo specchio, soddisfatta nel vedersi splendida anche in vesti particolari, diverse dal suo stile classico e semplice. Siamo giunti ormai al termine di questa puntata, abbiamo visto anche quest'oggi il cambiamento di Federica e anche oggi il team ha eseguito un lavoro eccellente, complimenti nuovamente a tutti. Io vorrei però ringraziare tutte le ragazze che hanno partecipato a Makeover You dalla prima puntata fino all'ultima e tutte le figure professionali, quale parrucchiere ed estetiste, che hanno reso possibile le trasformazioni facendo di volta in volta dei lavori veramente eccellenti. Complimenti e grazie soprattutto alle location, le location della nostra splendida regione che ci hanno ospitato da puntata in puntata, ma un ringraziamento particolare io voglio farlo ai ragazzi che ci hanno seguito, che hanno reso possibile la realizzazione poi del programma. Quindi vorrei ringraziare Antonio Paglianiti, Saverio Caracciolo, Gianluca Gigliotti, Rosario Panzitta in regia e soprattutto un grazie al nostro direttore di produzione Franco Cilurzo. Noi ci vedremo sicuramente la prossima stagione
con una nuova edizione di Makeover You. Grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito da casa e ci vedremo presto. Lancio scheda Lucia 1. Tardi ulteriormente, non mi piace più per niente. Ah. Sì, buonanotte. È una valigia snella per un semplice lock weekend o per una settimana a... niente. Abbiamo Francesca del salone Chic Hair collaboratrice.